un bando nazionale per il direttore della sanità. Sport, approvato il programma pluriennale. Il Presidente della Repubblica a Palazzo Lascaris. In apertura della seduta del 27 settembre, l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione in aula sul passaggio dell'attuale direttore alla sanità alla Regione Sardegna, su cui si è aperto un ampio dibattito. Il Consiglio regionale ha poi dato il via libera alla delibera che definisce il programma pluriennale 2016-2018 per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica. L'Assemblea ha infine approvato, all'unanimità, un ordine del giorno per chiedere al Governo di trattenere dal contributo italiano al bilancio dell'Unione Europea le risorse necessarie alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto e alla messa in sicurezza sismica e idrogeologica dell'intero territorio nazionale. In copertina! Sarà selezionato con un bando nazionale il nuovo direttore generale della sanità piemontese. Lo ha annunciato l'assessore Antonio Sait durante le comunicazioni in aula richieste dai gruppi di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle sul passaggio dell'attuale direttore alla Regione Sardegna. Dopo le comunicazioni si è aperto un ampio dibattito, concluso dal presidente della Giunta regionale Sergio Camparino. Il Consiglio regionale ha approvato il 27 settembre a maggioranza il programma pluriennale 2016-2018 per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica. Il piano prevede progetti di cultura sportiva, inclusione sociale e a favore di soggetti con disabilità. Previsti inoltre la messa a norma, l'ampliamento, il completamento e la diversificazione degli impianti, nuove strutture in aree carenti o di particolare vocazione, l'impiantistica per gare di livello nazionale o internazionale e l'accesso al fondo di garanzia. Siamo qui oggi per un evento importante che celebra l'impegno e il sacrificio dei piemontesi durante i 20 mesi della lotta di liberazione. La consegna della medaglia d'oro al valore civile, massima testimonianza della lotta e del sacrificio della nostra gente per la libertà dell'Italia, resterà per la nostra regione un momento tra i più alti della sua storia. Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, ha aperto nell'Aula del Consiglio regionale la cerimonia con la quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha apposto la medaglia d'oro al merito civile al gonfalone della Regione Piemonte. L'onorificenza è stata attribuita per gli esempi di solidarietà umana dimostrati dalla popolazione piemontese all'epoca della guerra di liberazione. La lotta di liberazione è divenuta subito lotta di popolo dove tanti, pur nelle diversità di genere, fede politica e religiosa, scelsero di battersi per riscattare l'onore offeso della patria e riguadagnare la libertà. Il riconoscimento che oggi ci viene conferito è un valore di tutti e per tutti. Ed è importante che se ne comprenda il senso profondo e lo si faccia nostro.